Presso l'area Hospitality dello stadio Monterisi di Cerignola si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del programma eventi dell'International Beach Soccer Tour, prestigiosa manifestazione che vedrà la stessa città di Cerignola rappresentare una delle tappe estive. L'evento vedrà Piazza Duomo trasformarsi in un campo di calcio di sabbia nella giornata di domani, 13 luglio e domenica 14, con le nazionali partecipanti che saranno 4. L'Italia, rappresentata da ex campioni quali Maurizio Iorio, Angelo Di Livio, David Di Michele e Federico Marchetti, l'Argentina, la Croazia e l'Honduras. Un torneo di caratura internazionale che, organizzato ogni anno, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, offrendo una vasta visibilità non solo all'evento stesso, ma anche alla città di Cerignola per una valorizzazione del territorio. Attività per bambini, musica e il torneo amatoriale realizza un sogno alla presenza delle associazioni locali a caratterizzare la giornata di oggi, mentre domani il via ufficiale è in match con Argentina, Croazia e Italia, Honduras. Domenica, spazio poi alla finale terzo e quarto posto e alla finalissima. A prender parte alla conferenza di presentazione il presidente della Lega, Maurizio Iorio, il sindaco Francesco Bonito, il DS dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro, ed il consigliere comunale delegato all'organizzazione dell'evento, Matteo Conversano, che si è detto fiero e onorato e ha sottolineato l'impegno e la disponibilità dell'amministrazione comunale. È un piacere e un onore per noi ospitare una delle tappe dell'International Tour Beach Soccer. Siamo fieri e siamo pronti per dare il via alla nostra tappa. Partiremo da domani, venerdì 12, con partecipazione di bambini e delle associazioni locali. Abbiamo organizzato con loro un torneo amatoriale che si chiama Realizza un Sogno e parteciperanno tutti i ragazzi di Cerignola.